Il bollettino settimanale dei dati epidemiologici e vaccinali della Regione Siciliana, predisposto dal Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleano. Il bollettino, che comprende l'analisi della situazione epidemiologica e della campagna vaccinale, corredato di grafici e tabelle comparative, sarà predisposto con cadenza settimanale e sarà pubblicato sul portale della Regione Siciliana. In occasione della presentazione del primo bollettino, i dati della curva epidemiologica sono stati presi in considerazione a partire dall'inizio della pandemia, mentre i dati della copertura vaccinale dall'avvio della campagna il 27 dicembre 2020. Dalla prossima settimana il report prenderà in considerazione l'arco temporale degli ultimi 7 giorni. Il bollettino settimanale descrive l'andamento della curva epidemiologica a livello regionale, provinciale e comunale. Un'ulteriore sezione riservata alle ospedalizzazioni, alle percentuali del tasso di letalità e all'andamento della campagna vaccinale. Ho sentito il ministro Speranza sentirà il presidente Musumeci, ci attendiamo un esito ovviamente scontato rispetto al rientro in zona bianca. Vorrei però che per i cittadini non suoni come un rinnovato tana libera tutti. Bisogna proseguire con la campagna vaccinale, bisogna adottare delle misure. Abbiamo bisogno di uscirne da questa epidemia, non gravando la nostra economia che ha bisogno di dinamismo e soprattutto non dimenticandoci che il coronavirus è ancora presente e che ci sono migliaia di persone che ancora oggi sono infette con il coronavirus, che sono prese in carico dal sistema sanitario e che quindi non dobbiamo mai pensare che questa epidemia sia un ricordo del passato.